tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, come potete vedere qui io ho un disegnino del progetto che voglio realizzare insieme a voi, quindi ho fatto un disegno di una gonna. Allora, per fare questa gonna dobbiamo prendere la circonferenza dei nostri fianchi. In base ai nostri centimetri dobbiamo fare le nostre catenelle, calcolando un multiplo di 3 catenelle. Allora, io per esempio la mia circonferenza è 90, quindi su 90 centimetri io ho fatto 159 catenelle. Ok, allora noi partiamo da qui, dalla vita, e andiamo per tutta la nostra lunghezza. Ovviamente poi quando finiamo la nostra lunghezza qui risulterà leggermente, diciamo, risulterà largo rispetto ai nostri fianchi. Quindi alla fine della gonna, diciamo della mia lunghezza della gonna, io riprendo qui i punti e farò dei giri. Dei giri a maglia alta in costa, a maglia alta in costa davanti, in costa dietro, e vado a diminuire qualche maglia in modo da stringere. Ok, allora questo progetto io l'ho lavorato con questo filato della Mistricò linea baci rubati, è 97% microfibra e 3% lurex. Questo è un gomitolo da 50 grammi ed è 130 metri. Si lavora con l'uncinetto del 5,5 e mezzo. Io veramente l'ho lavorato con l'uncinetto del 4 e si lavora veramente bene. Allora, per quanto riguarda questo filato l'ho acquistato dalla merceria di Giuseppe Coletti. Nel box informazioni vi lascerò il link della pagina Facebook e il numero di telefono di Giuseppe Coletti, per chi volesse acquistare il mio stesso filato e fare la stessa lavorazione, diciamo lo stesso risultato della mia gonna. Ok? Allora, detto questo, adesso possiamo passare al tutorial. Ciao! Io ho preso la circonferenza dei miei fianchi. Prendendo la circonferenza ho fatto le mie catenelle, quindi lavoriamo su un multiplo di 3 catenelle. Fatte le mie 159 catenelle, ho fatto tutto un giro a maglia alta, quindi ho fatto 159 maglie alte. Ok? Adesso, dopo che ho fatto le maglie alte, inizio a fare tutto un giro a maglia bassa. Quindi faccio una catenella per alzarmi, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa, maglia bassa nella maglia seguente e ancora maglia bassa nella maglia seguente e così via. Quindi adesso lavoro 159 maglie basse, così. Ok? Quindi faccio tutto il giro. E poi andiamo avanti. Scusate, io lavoro con l'uncinetto del numero 4. 3 catenelle, salto 2 maglie e maglia bassa. Adesso vado qui e chiudo nella prima catenella della prima maglia bassa con una maglia bassissima. Adesso con una mezza maglia bassa vado nell'archetto delle 3 catenelle. E faccio ancora 2 catenelle per alzarmi, più 3, 1, 2, 3, e faccio un secondo giro di maglie basse, quindi faccio 3 catenelle e una maglia bassa nell'archetto delle 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto seguente, maglia bassa, 1, 2, 3, archetto seguente, maglia bassa, 1, 2, 3, archetto seguente, maglia bassa. Quindi facciamo tutto il giro in questa maniera. Allora, ho finito il giro e vado a chiudere qui nella prima catenella con una maglia bassissima. Faccio ancora una maglia bassissima nelle 3 catenelle di separazione. 2 catenelle per alzarmi, più 3.
Allora, noi adesso dobbiamo andare avanti a fare questa lavorazione 3 catenelle maglia bassa dentro l'archetto delle 3 catenelle. Dobbiamo ripetere questa lavorazione fino a 19 centimetri. Quindi andiamo avanti lavorando sempre in questa maniera: 3 catenelle maglia bassa nell'archetto seguente, 3 catenelle maglia bassa nell'archetto seguente per 19 centimetri. Ok, quindi ho fatto 2 catenelle per alzarmi più 3, 1, 2, 3. Vado nell'archetto seguente, faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, archetto, maglia bassa, 1, 2, 3. Archetto, maglia bassa. Ci vediamo quando abbiamo raggiunto 19 centimetri. Qua io sono arrivata ai miei centimetri, quindi sono arrivata ai miei 19 centimetri. Adesso cambiamo la lavorazione. Facciamo. Quindi ho chiuso con una maglia bassissima nella prima catenella della maglia bassa. Adesso faccio una maglia bassissima, entro proprio nell'archetto delle 3 catenelle e faccio una maglia bassissima. Una catenella, rientro, maglia bassa. Io nel frattempo ho cambiato anche uncinetto, quindi sono passata all'uncinetto del 4 e mezzo. Perché? Perché man mano che andavo avanti, il lavoro mi risultava, insomma, stringeva e quindi per allargare un po' ho cambiato uncinetto e sono passata al 4,5. Se per voi va bene l'uncinetto che state usando, allora continuate con quello. Io purtroppo lavoro stretto, la mano molto stretta. Allora, sono entrata nell'archetto, ho fatto una maglia bassa, adesso faccio 1, 2, 3 catenelle. Entro qui dove abbiamo fatto le catenelle, abbiamo le due costine, queste. Prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Così. Rientro nell'archetto e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle. Facciamo ancora un pippiolino, quindi vado qui dove abbiamo le due costine. Qui. Faccio rivedere. Qui. Entro, prendo il filo, maglia bassissima. Maglia bassa nell'archetto, quindi rientro nell'archetto e faccio una maglia bassa. Archetto seguente, maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle. Vado qui nelle due costine dove abbiamo appena fatto le catenelle e faccio una maglia bassissima. Rientro nell'archetto e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle. Pippiolino, quindi entro qui, prendo il filo, maglia bassissima, cioè chiudo così con una maglia bassissima, rientro nell'archetto, maglia bassa, così ve lo faccio rivedere. Allora vado nell'archetto seguente, faccio una maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle. Vado qui nelle due, prendo tutte e due le costine, prendo il filo e faccio una maglia bassissima, così. Rientro nell'archetto e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Rientro, quindi vado nelle due, prendo le due costine, prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima. Rientro nell'archetto e faccio una maglia bassa. Così. Quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro. Lavoriamo tutti gli archetti in questa maniera. Qua. Finito il giro, adesso non vado a chiudere qui con una maglia bassa, anzi bassissima, ma vado a chiudere qui
Entro dal dietro del lavoro, dal retro, passo qui sulla catenella, faccio una maglia bassissima, così. Adesso faccio 1, 2, 3 catenelle. Adesso lavoriamo in costa dietro, quindi tutte le maglie basse le prendiamo in questa maniera, in costa dietro. Quindi entro dal dietro al lavoro. Passo sulla maglia bassa e faccio una maglia bassa così 1 2 3 maglia bassa 1 2 3 in questa maniera 3 catenelle maglia bassa così 1 2 3 maglia bassa 3 catenelle, maglia bassa. Ok? Quindi lavoriamo così per tutto il giro. Due, tre. Ok. Andiamo avanti per tutto il giro. Sono arrivata alla fine del giro, quindi ho fatto le ultime 3 catenelle e chiudo qui con una maglia bassissima nella prima catenella. Così. Ok. Adesso entro qui nell'archetto delle 3 catenelle, faccio con una maglia bassissima, così. Faccio 3 catenelle e lavoro 3 maglie alte in ogni archetto. Allora, ho lavorato 3 maglie alte nel primo archetto. Adesso 3 maglie alte nel secondo archetto. 2, 3. Archetto seguente, 3 maglie alte. 1, 2, 3. Archetto seguente, 3 maglie alte. 1, 2, 3. Così, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Arrivata alla fine del giro, vado a chiudere nella terza catenella iniziale. Faccio una maglia bassissima. Allora, adesso faccio una catenella, rientro e faccio una maglia bassa. 2 catenelle, quindi salto la maglia seguente, vado nella terza maglia e faccio una maglia bassa. Quindi abbiamo lavorato sulle 3 maglie alte, così. Adesso vado nella maglia seguente, quindi abbiamo un altro gruppetto di 3 maglie alte. Vado sulla prima maglia alta, faccio una maglia bassa, 2 catenelle, salto la maglia seguente, vado qui nella prossima, quindi sulla terza maglia alta e faccio una maglia bassa. Andiamo nel prossimo gruppetto di 3 maglie alte. Vado sulla prima maglia, faccio una maglia bassa, 2 catenelle. Salto la maglia seguente, vado sull'ultima, sulla terza e faccio una maglia bassa. Ripeto. Allora, vado nel prossimo gruppo di 3 maglie alte, vado sulla prima maglia e faccio una maglia bassa 2 catenelle vado qui sulla terza maglia e faccio una maglia bassa prossimo gruppo di 3 maglie alte vado sulla prima maglia e faccio una maglia bassa 2 catenelle
Salto la maglia seguente, vado sulla terza maglia e faccio una maglia bassa, così. Quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro. Quindi noi dobbiamo ripetere questi due giri per altre due volte, quindi in tutto dobbiamo fare tre giri, tre motivi. Ok? Quindi adesso facciamo questo. Facciamo questo qui, una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa. Nel prossimo giro vi faccio rivedere come iniziare la lavorazione e poi andate avanti fino ad arrivare a tre motivi. Quindi dobbiamo fare tre motivi. Allora, andiamo avanti, finiamo il giro. Ho finito il giro. Quindi ho fatto tre le 2 catenelle maglia bassa e adesso chiudo qui nella maglia bassa iniziale dove abbiamo iniziato. Chiudo con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima vado nell'archetto delle 2 catenelle. Faccio 1, 2, 3 catenelle e all'interno dell'archetto lavoro ancora 2 maglie alte, quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta. Vado nell'archetto seguente e lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Archetto seguente, quindi salto le 2 maglie alte e vado nell'archetto 3 maglie alte. 1, 2, 3. Archetto seguente, 3 maglie alte. 1, 2, 3. Così. Quindi dobbiamo ripetere questi due giri. Facciamo 3 maglie alte nel prossimo giro. Sulle 3 maglie alte lavoriamo una maglia bassa sulla prima maglia alta, 2 catenelle e una maglia bassa sulla terza maglia alta. Quindi ripetiamo questi motivi per 3 volte. Allora, finiti i tre motivi, ho fatto 1, 2, 3 e ho finito il giro con la maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa sulla terza maglia alta. Qui c'è una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Adesso con delle maglie bassissime arrivo all'interno delle 2 catenelle di separazione nell'archetto delle 2 catenelle. Allora, vediamo se riesco. Ok, vado qui. Quindi sono all'interno delle 2 catenelle. Faccio 1, 2, 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Rientro e lavoro ancora 4 maglie alte. 1, 2, 3. 4 e le 3 catenelle iniziali 5 in tutto. Allora, sfilo l'uncinetto e vado sulla prima maglia alta. Entro qui nella terza catenella, rientro nel punto e chiudo così. 3 catenelle. Vado nel prossimo archetto e lavoro 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Allora, tolgo l'uncinetto dal punto, vado sulla prima maglia alta, così riprendo il filo. E chiudo con una maglia bassissima, tiro leggermente e faccio 3 catenelle così. Quindi vado nel prossimo archetto di 2 catenelle e lavoro ancora 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Sfilo l'uncinetto, vado sulla prima maglia alta, riprendo il punto e chiudo. Tiro 1, 2, 3 catenelle.
archetto seguente 5 maglie alte, 2, 3, 4, 5. Sfilo l'uncinetto, vado sulla prima maglia alta, riprendo il punto, tiro 1, 2, 3. Così. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Allora, ho finito il giro, ho fatto la mia nocciolina 3 catenelle e vado a chiudere proprio qui dentro la nocciolina con una maglia bassissima. Così. Adesso vado all'interno qui delle 3 catenelle con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo ripetere questo, dobbiamo fare i pippiolini. Quindi faccio una catenella, rientro, faccio una maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle. Vado qui dove ho appena fatto la maglia bassa, le due costine, faccio una maglia bassissima, quindi ho fatto un pippiolino. Rientro e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3. Vado qui nelle due costine, faccio una maglia bassissima, così. Ok, e una maglia bassa. Archetto seguente, maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle. Vado qui nelle due costine dove ho fatto le catenelle, faccio una maglia bassissima, rientro, maglia bassa, 3 catenelle, pippiolino. Maglia bassissima, rientro, maglia bassa, archetto seguente, maglia bassa, 3 catenelle. Vado qui, prendo le due costine, faccio una maglia bassissima. Allora, ok, rientro, maglia bassa, 3 catenelle, vado qui dove, diciamo, nella prima catenella, prendo le due costine e faccio una maglia bassissima, rientro, maglia bassa, così. Ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Finito il giro, che abbiamo fatto il giro dei pippiolini, vado a chiudere qui nella prima catenella iniziale, dove abbiamo fatto la prima maglia bassa. Chiudo con una maglia bassissima. Adesso vado dietro al lavoro, passo sulla nocciolina, esco dietro e faccio così una maglia bassissima. 2 catenelle, poi ancora più 3 catenelle, quindi 2 catenelle, facciamo la prima maglia bassa più 3 di separazione. Vado qui dove abbiamo la nocciolina, passo sulla nocciolina e faccio una maglia bassa, quindi faccio una maglia bassa in costa dietro. 1, 2, 3 catenelle. Vado nella prossima nocciolina, passo dietro al lavoro e passo sulla nocciolina, rientro dietro, prendo il filo e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, vado nella prossima nocciolina. Scusate, ho preso due volte il filo. Così. Maglia bassa. 1, 2, 3. Entro dal retro del lavoro, passo sulla nocciolina, prendo il filo, maglia bassa, 1, 2, 3, così. Allora cerchiamo di in questa maniera. Ok, quindi facciamo le catenelle dietro alle noccioline, così. 3 catenelle, ancora vado dietro,
e vado avanti così per tutto il giro. Giro delle catenelle, abbiamo fatto gli archetti di 3 catenelle, vado a chiudere qui nella seconda catenella iniziale, quindi ricordate abbiamo fatto 2 catenelle più 3, quindi vado a chiudere con una maglia bassissima così. Adesso vado all'interno dell'archetto, faccio una maglia bassissima e adesso dobbiamo ripetere questa lavorazione, quindi dobbiamo fare 3 volte 3 maglie alte in ogni archetto, quindi dobbiamo ripetere questi 3 motivi. Ok, quindi adesso iniziamo insieme e poi ripetete, andate avanti da sole e fate questi 3 motivi. Quindi faccio 3 catenelle, 1, 2, 3. Le 3 catenelle, come sempre, sono la prima maglia alta, quindi rientro e faccio 2 maglie alte. 1, 2. Filo sull'uncinetto, vado nell'archetto seguente. E lavoro 3 maglie alte, archetto seguente 3 maglie alte, 2, 3, così. Quindi adesso andiamo avanti, ci ritroviamo dopo fatti i 3 motivi. I miei 3 motivi. Ho fatto un giro 3 maglie alte in ogni archetto e nel giro successivo ho fatto una maglia bassa sulla prima maglia alta, 2 catenelle e una maglia bassa sulla terza maglia alta. Ok, adesso con una maglia bassissima vado qui nelle 2 catenelle dentro l'archetto e faccio 2 catenelle. 2 catenelle sono la prima mezza maglia alta, rientro e faccio una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3. 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, perché adesso andiamo qui all'interno della maglia alta, lavoriamo proprio dentro la maglia alta, facciamo 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, così. Andiamo nell'archetto seguente, nell'archetto di 2 catenelle e facciamo una maglia bassa, 2 catenelle. Rientro dentro l'archetto e faccio una maglia alta, 3 catenelle. Adesso lavoro 4 maglie alte proprio qui dentro la maglia bassa, quindi entro e faccio 1, 2, 3, 4. Vado nell'archetto seguente e faccio una maglia bassa. Scusate, ho chiuso male. Allora, 1, 2, 3 e 4, ok. Archetto seguente, maglia bassa, 2 catenelle, rientro e faccio una maglia alta. 1, 2, 3 catenelle, vado qui dentro al centro delle 2 maglie, quindi entro e faccio 4 maglie alte. 1, 2, 3, 4, archetto seguente, maglia bassa, 2 catenelle, rientro, maglia alta, 3 catenelle. Quindi lavoro qui all'interno delle 2 maglie, lavoro 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, archetto seguente, maglia bassa,
2 catenelle, rientro, maglia alta, 3 catenelle e lavoriamo all'interno delle due maglie 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4 maglia bassa nell'archetto seguente, così, ok? Quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro. Finito il giro, vado a chiudere qui nella maglia bassa. Qui abbiamo iniziato con 2 catenelle, facciamo una maglia bassissima. Allora, andiamo. 2, 3, 4, maglia bassissima. Adesso con delle maglie bassissime arriviamo proprio qui all'inizio delle 3 catenelle. Quindi vado, entro in ogni catenella, faccio delle maglie bassissime e vado proprio qui sulla prima catenella. Così faccio 1, 2 catenelle, sono la prima maglia bassa, 1, 2, 3 più 3 catenelle di separazione. Quindi vado e faccio una maglia bassa nella prima maglia delle 5, quindi faccio entro maglia bassa, così 1, 2, 3 maglia bassa, 1, 2, 3, vado sulla prima e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, così. Ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Facciamo una maglia bassa sulla prima maglia alta. Quindi noi qui abbiamo iniziato con 3 catenelle. Sulla terza catenella facciamo una maglia bassa, 3 catenelle di separazione e andiamo nel prossimo gruppo e facciamo una maglia bassa nella terza catenella iniziale. Sono arrivata alla fine del giro. Ho chiuso qui nella maglia bassa con una maglia bassissima. Ora, adesso potete andare avanti da sole. Perché? Perché dobbiamo ripetere adesso questi giri. Adesso che abbiamo fatto le 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa, dobbiamo ripetere questo. Dopodiché dobbiamo ripetere questo giro, quindi dobbiamo fare questi motivi per 3 volte, poi dobbiamo fare le noccioline, di nuovo i pippiolini, i 3 motivi e questo qui che abbiamo appena fatto con le maglie alte. Ok, qui da adesso dobbiamo fare il giro con i pippiolini. Vi faccio vedere l'inizio e poi potete andare avanti da sole fino alla lunghezza della gonna che desiderate. Ok, se volete la gonna corta, se la volete lunga, decidete voi. Ok, però dovete ripetere questi motivi. Allora, quindi, come ho già detto, chiuso con una maglia bassissima nella maglia bassa iniziale. Adesso con un'altra maglia bassissima entro dentro l'archetto. Faccio 1, 2, rientro, maglia bassa, 1, 2, 3 e faccio un pippiolino, così. Un pippiolino, faccio una maglia bassissima. Vado nell'archetto, faccio una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa qui, nelle due costine, maglia bassissima. E adesso una maglia bassa. Allora, ve lo faccio rivedere. Mi sono un po' distratta perché ho sentito il mio cane abbaiare. Allora, vado nell'archetto, faccio una maglia bassa, 3 catenelle, vado qui dove ho appena fatto le catenelle, entro dentro le due costine e faccio una maglia bassissima. Rientro nell'archetto e faccio una maglia bassa, 3 catenelle.
Rientro qui dove ho fatto le catenelle, abbiamo le due costine, quindi entro con l'uncinetto e faccio una maglia bassissima. Rientro dentro l'archetto e faccio una maglia bassa, così. Ok? Quindi adesso facciamo tutto il giro in questa maniera. Dopodiché facciamo un giro appunto archetti, quindi facciamo 3 catenelle e una maglia bassa in costa dietro proprio qui. Dobbiamo entrare qui e poi ricominciamo a fare i nostri motivi, ok? Quindi se in caso avete qualche problema, tornate indietro con il video e riguardate i passaggi che abbiamo fatto qua. Ok? Quindi andiamo avanti fino alla lunghezza che desideriamo e poi ci ritroviamo per fare un bordo qui all'inizio del lavoro. Quindi facciamo un bordino, anche perché io all'inizio a me stava benissimo, solo che si allarga questa lavorazione, cede, quindi poi facciamo un bordino per stringere un pochino. Ok, a dopo. E qua, allora, io sono arrivata alla mia lunghezza e lascio la gonna, diciamo, corta sopra il ginocchio, quindi in tutto ho fatto 45 centimetri, però qui devo fare ancora un bordino, quindi prenderà ancora qualche centimetro, quindi arriverà a 40, 48, non lo so, vediamo quanto il bordino, come lo farò, anche perché qui diciamo che la lavorazione si è allargata, quindi voglio fare un bordino, voglio fare delle maglie alte a maglia a coste, quindi costa davanti e costa dietro. Adesso qua iniziamo a fare un bordino per chiudere. Quindi poi di questi motivi, dato che sono alla fine, non ho fatto 3 motivi, ma ne ho fatti 4. Ok? E ho fatto anche il giro della maglia bassa sulla prima maglia alta, 2 catenelle, una maglia bassa sulla terza maglia alta. Qui ho fatto le catenelle, gli archetti. Allora, adesso facciamo un'altra lavorazione. Quindi entriamo dentro l'archetto delle 2 catenelle, quindi faccio una maglia bassissima. Lavoro una catenella, rientro, faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle. Faccio un pippiolino, così rientro, maglia bassa. Adesso faccio 2 catenelle, vado nell'archetto seguente, maglia bassa, un pippiolino, quindi 3 catenelle. Vado qui dove ho fatto le catenelle, prendo le 2 costine e faccio una maglia bassissima. Rientro, maglia bassa, 2 catenelle. Vado nel prossimo archetto, faccio una maglia bassa, 3 catenelle, pippiolino, quindi vado qui nelle 2 costine, entro, prendo il filo e faccio una maglia bassissima, rientro, maglia bassa, 2 catenelle, archetto seguente, maglia bassa, 3 catenelle, pippiolino, scappato. Allora, già pippiolino, rientro, maglia bassa, 2 catenelle, andiamo nel prossimo archetto, maglia bassa, pippiolino e così via. Ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Allora, finito il giro, con delle maglie bassissime, sono arrivata nel primo archetto, quindi ho chiuso qui con una maglia bassissima e sono arrivata nel primo archetto. Adesso facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle. 2 volte il filo sull'uncinetto. Quindi parto dal basso per contare le catenelle. 1, 2, nella terza catenella entro
lavoro una maglia alta doppia. Ancora due volte il filo sull'uncinetto, rientro e faccio una maglia alta doppia. Rientro, maglia alta doppia. Quindi esco da 2, esco da 2 ed esco da 2. Ancora rientro, maglia alta doppia. Quindi faccio in tutto 4 maglie alte doppie e le 4 catenelle iniziali sono la prima maglia alta doppia, quindi totale 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte doppie. Adesso faccio 2 catenelle, rientro, quindi nella stessa maglia dove abbiamo fatto le 4 maglie alte doppie, e chiudo con una maglia bassissima, così. Adesso 1, 2, 3, 4. Vado nell'archetto seguente e faccio una maglia bassa, così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ripetiamo questo motivo. Quindi due volte filo sull'uncinetto, parto dal basso. Conto le catenelle 1, 2, nella terza lavoro 4 maglie alte doppie. Quindi questa è la prima, 1, 2, 3. 4, 2 catenelle, rientro, chiudo con una maglia bassissima, così. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, archetto seguente, maglia bassa. Ecco. Ve lo faccio rivedere. Allora, facciamo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Due volte il filo sull'uncinetto, parto dal basso, conto le catenelle, 1, 2, nella terza lavoro una maglia alta doppia. Due volte il filo sull'uncinetto, rientro e lavoro ancora 3 maglie alte doppie, 2, 3, 4. Quindi ripeto le 4 catenelle. Abbiamo lasciato 4 catenelle, quindi formano la prima maglia alta doppia. 2 catenelle, rientro nella stessa maglia, faccio una maglia bassissima. Così, 1, 2, 3, 4 catenelle, archetto seguente, maglia bassa. Così vi faccio vedere. Questo è il bordino della gonna. Ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Arrivati alla fine, potete spezzare il filo. Poi ci ritroviamo per fare qui un bordino. Allora, ho finito il giro e vado a chiudere qui nella prima catenella con una maglia bassissima. Faccio ancora una maglia bassissima nelle 3 catenelle di separazione. 2 catenelle per alzarmi più 3. Allora, noi adesso dobbiamo andare avanti a fare questa lavorazione 3 catenelle maglia bassa dentro l'archetto delle 3 catenelle. Dobbiamo ripetere questa lavorazione fino a 19 centimetri. Quindi andiamo avanti,
lavorando sempre in questa maniera: 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto seguente, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto seguente per 19 centimetri, ok? Quindi ho fatto 2 catenelle per alzarmi, più 3, 1, 2, 3. Vado nell'archetto seguente, faccio una maglia bassa. 1, 2, 3. Archetto, maglia bassa. 1, 2, 3. Archetto, maglia bassa. Ci vediamo quando abbiamo raggiunto 19 centimetri. Qua io sono arrivata ai miei centimetri, quindi sono arrivata ai miei 19 centimetri. Adesso cambiamo la lavorazione. Facciamo. Quindi ho chiuso con una maglia bassissima nella prima catenella della maglia bassa. Adesso faccio una maglia bassissima, entro proprio nell'archetto delle 3 catenelle e faccio una maglia bassissima. Una catenella, rientro, maglia bassa. Io nel frattempo ho cambiato anche uncinetto, quindi sono passata all'uncinetto del 4 e mezzo. Perché? Perché man mano che andavo avanti il lavoro mi risultava, insomma, stringeva, e quindi per allargare un po' ho cambiato uncinetto e sono passata al 4 e mezzo. Se per voi va bene l'uncinetto che state usando, allora continuate con quello. Io purtroppo lavoro stretto, la mano molto stretta. Allora, sono entrata nell'archetto, ho fatto una maglia bassa. Adesso faccio 1, 2, 3 catenelle. Entro qui dove abbiamo fatto le catenelle, abbiamo le due costine, queste. Prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Così. Rientro nell'archetto e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle. Facciamo ancora un pippiolino, quindi vado qui dove abbiamo le due costine. Qui. Faccio rivedere. Qui. Entro, prendo il filo, maglia bassissima, maglia bassa nell'archetto, quindi rientro nell'archetto e faccio una maglia bassa. Archetto seguente, maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, vado qui nelle due costine dove abbiamo appena fatto le catenelle e faccio una maglia bassissima. Rientro nell'archetto e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, pippiolino, quindi entro qui, prendo il filo, maglia bassissima, cioè chiudo così con una maglia bassissima, rientro nell'archetto, maglia bassa, così. Ve lo faccio rivedere. Allora, vado nell'archetto seguente, faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle. Vado qui nelle due, prendo tutte e due le costine, prendo il filo e faccio una maglia bassissima, così. Rientro nell'archetto e faccio una maglia bassa. 3 catenelle. 1, 2, 3. Rientro, quindi vado nelle due, prendo le due costine, prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima. Rientro nell'archetto e faccio una maglia bassa. Così. Quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro. Lavoriamo tutti gli archetti in questa maniera. Qua. Finito il giro, adesso non vado a chiudere qui con una maglia bassa, anzi bassissima, ma vado a chiudere qui, entro dal lavoro, dal retro, passo qui sulla catenella, faccio una maglia bassissima, così. Adesso faccio 1, 2, 3 catenelle. Adesso lavoriamo in costa dietro, quindi
tutte le maglie basse le prendiamo in questa maniera, in costa dietro. Quindi entro dal dietro al lavoro, passo sulla maglia bassa e faccio una maglia bassa così. 1, 2, 3. Maglia bassa. 1, 2, 3. In questa maniera. 3 catenelle. Maglia bassa, così. 1, 2, 3. Maglia bassa. 3 catenelle, maglia bassa. Ok, quindi lavoriamo così per tutto il giro. Due, tre. Ok. Andiamo avanti per tutto il giro. Sono arrivata alla fine del giro, quindi ho fatto le ultime 3 catenelle e chiudo qui con una maglia bassissima nella prima catenella. Così. Ok, adesso entro qui nell'archetto delle 3 catenelle, faccio con una maglia bassissima, così faccio 3 catenelle e lavoro 3 maglie alte in ogni archetto. Allora, ho lavorato 3 maglie alte nel primo archetto. Adesso 3 maglie alte nel secondo archetto. 2, 3. Archetto seguente, 3 maglie alte. 1, 2, 3. Archetto seguente, 3 maglie alte. 1, 2, 3. Così, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Arrivata alla fine del giro, vado a chiudere nella terza catenella iniziale. Faccio una maglia bassissima. Allora, adesso faccio una catenella, rientro e faccio una maglia bassa. 2 catenelle, quindi salto la maglia seguente, vado nella terza maglia e faccio una maglia bassa. Quindi abbiamo lavorato sulle 3 maglie alte, così. Adesso vado nella maglia seguente, quindi abbiamo un altro gruppetto di 3 maglie alte. Vado sulla prima maglia alta, faccio una maglia bassa, 2 catenelle, salto la maglia seguente, vado qui nella prossima, quindi sulla terza maglia alta e faccio una maglia bassa. Andiamo nel prossimo gruppetto di 3 maglie alte. Vado sulla prima maglia, faccio una maglia bassa, 2 catenelle, salto la maglia seguente, vado sull'ultima, sulla terza e faccio una maglia bassa. Ripeto, allora vado nel prossimo gruppo di 3 maglie alte, vado sulla prima maglia. E faccio una maglia bassa, 2 catenelle, vado qui sulla terza maglia e faccio una maglia bassa. Prossimo gruppo di 3 maglie alte, vado sulla prima maglia e faccio una maglia bassa, 2 catenelle, salto la maglia seguente, vado sulla terza maglia e faccio una maglia bassa. Così, quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro. Quindi noi dobbiamo ripetere questi due giri per altre due volte, quindi in tutto dobbiamo fare tre giri, tre motivi.
Ok? Quindi adesso facciamo questo. Facciamo questo qui, una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa. Nel prossimo giro vi faccio rivedere come iniziare la lavorazione e poi andate avanti fino ad arrivare a 3 motivi. Quindi dobbiamo fare 3 motivi. Allora, andiamo avanti, finiamo il giro. Ho finito il giro. Quindi ho fatto le 2 catenelle, maglia bassa, e adesso chiudo qui nella maglia bassa iniziale dove abbiamo iniziato. Chiudo con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima vado nell'archetto delle 2 catenelle. Faccio 1, 2, 3 catenelle e all'interno dell'archetto lavoro ancora 2 maglie alte, quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta. Vado nell'archetto seguente e lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Archetto seguente, quindi salto le 2 maglie alte e vado nell'archetto. 3 maglie alte, 1, 2, 3. Archetto seguente, 3 maglie alte, 1, 2, 3. Così. Quindi dobbiamo ripetere questi 2 giri. Facciamo 3 maglie alte nel prossimo giro. Sulle 3 maglie alte lavoriamo una maglia bassa sulla prima maglia alta, 2 catenelle e una maglia bassa sulla terza maglia alta. Quindi ripetiamo questi motivi per 3 volte. Qua. Allora, finiti i 3 motivi, ho fatto 1, 2, 3 e ho finito il giro con la maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa sulla terza maglia alta. Qui c'è una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Adesso con delle maglie bassissime arrivo all'interno delle 2 catenelle di separazione, nell'archetto delle 2 catenelle. Allora, vediamo se riesco. Ok, vado qui, quindi sono all'interno delle 2 catenelle, faccio 1, 2, 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro e lavoro ancora 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e le 3 catenelle iniziali 5 in tutto. Allora, sfilo l'uncinetto e vado sulla prima maglia alta. Entro qui nella terza catenella, rientro nel punto e chiudo così. 3 catenelle. Vado nel prossimo archetto e lavoro 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Allora, tolgo l'uncinetto dal punto, vado sulla prima maglia alta, così riprendo il filo e chiudo con una maglia bassissima, tiro leggermente e faccio 3 catenelle, così. Quindi vado nel prossimo archetto di 2 catenelle e lavoro ancora 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Sfilo l'uncinetto, vado sulla prima maglia alta, riprendo il punto e chiudo. Tiro 1, 2, 3 catenelle. Archetto seguente, 5 maglie alte, 2, 3, 4, 5. Sfilo l'uncinetto, vado sulla prima maglia alta, riprendo il punto, tiro
1, 2, 3. Così. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Allora, ho finito il giro, ho fatto la mia nocciolina 3 catenelle e vado a chiudere proprio qui dentro la nocciolina con una maglia bassissima. Così. Adesso vado all'interno qui delle 3 catenelle con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo ripetere questo, dobbiamo fare i pippiolini. Quindi faccio una catenella, rientro, faccio una maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle. Vado qui dove ho appena fatto la maglia bassa, nelle due costine, faccio una maglia bassissima, quindi ho fatto un pippiolino. Rientro e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3. Vado qui nelle due costine, faccio una maglia bassissima, così. Ok, e una maglia bassa. Archetto seguente, maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle. Vado qui nelle due costine dove ho fatto le catenelle, faccio una maglia bassissima, rientro, maglia bassa, 3 catenelle, pippiolino. Maglia bassissima, rientro, maglia bassa. Archetto seguente, maglia bassa, 3 catenelle. Vado qui, prendo le due costine, faccio una maglia bassissima. Allora, ok, rientro, maglia bassa, 3 catenelle. Vado qui, dove diciamo nella prima catenella, prendo le due costine e faccio una maglia bassissima. Rientro, maglia bassa, così. Ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Finito il giro, che abbiamo fatto il giro dei pippiolini, vado a chiudere qui nella prima catenella iniziale, dove abbiamo fatto la prima maglia bassa. Chiudo con una maglia bassissima. Adesso vado dietro al lavoro, passo sulla nocciolina, esco dietro e faccio così una maglia bassissima. 2 catenelle, poi ancora più 3 catenelle, quindi 2 catenelle, facciamo la prima maglia bassa più 3 di separazione. Vado qui dove abbiamo la nocciolina, passo sulla nocciolina e faccio una maglia bassa, quindi faccio una maglia bassa in costa dietro. 1, 2, 3 catenelle. Vado nella prossima nocciolina, passo dietro al lavoro e passo sulla nocciolina, rientro dietro, prendo il filo e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, vado nella prossima nocciolina. Scusate, ho preso due volte il filo. Così. Maglia bassa. 1, 2, 3. Entro dal retro del lavoro, passo sulla nocciolina, prendo il filo, maglia bassa, 1, 2, 3, così. Allora cerchiamo di in questa maniera. Ok, quindi facciamo le catenelle dietro alle noccioline, così. 3 catenelle, ancora vado dietro. E vado avanti così per tutto il giro. Giro dalle catenelle, abbiamo fatto gli archetti di 3 catenelle. Vado a chiudere qui nella seconda catenella iniziale. Quindi ricordate, abbiamo fatto 2 catenelle più 3,
Quindi vado a chiudere con una maglia bassissima, così. Adesso vado all'interno dell'archetto, faccio una maglia bassissima e adesso dobbiamo ripetere questa lavorazione. Quindi dobbiamo fare 3 volte 3 maglie alte in ogni archetto. Quindi dobbiamo ripetere questi 3 motivi. Ok? Quindi adesso iniziamo insieme. Poi ripetete, andate avanti da sole e fate questi 3 motivi. Quindi faccio 3 catenelle, 1, 2, 3. Le 3 catenelle, come sempre, sono la prima maglia alta. Quindi rientro e faccio 2 maglie alte. 1, 2. Filo sull'uncinetto, vado nell'archetto seguente e lavoro 3 maglie alte. Archetto seguente, 3 maglie alte. 2, 3, così. Quindi adesso andiamo avanti, ci ritroviamo dopo fatti i 3 motivi. I miei 3 motivi ho fatto un giro 3 maglie alte in ogni archetto e nel giro successivo ho fatto una maglia bassa sulla prima maglia alta, 2 catenelle e una maglia bassa sulla terza maglia alta. Ok, adesso con una maglia bassissima vado qui nelle 2 catenelle dentro l'archetto e faccio 2 catenelle. 2 catenelle sono la prima mezza maglia alta. Rientro e faccio una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, perché adesso andiamo qui all'interno della maglia alta, lavoriamo proprio dentro la maglia alta, facciamo 4 maglie alte. 1, 2, 3. 4, così andiamo nell'archetto seguente, nell'archetto di 2 catenelle e facciamo una maglia bassa, 2 catenelle, rientro dentro l'archetto e faccio una maglia alta, 3 catenelle. Adesso lavoro 4 maglie alte proprio qui dentro la maglia bassa. Quindi entro e faccio 1, 2, 3, 4. Vado nell'archetto seguente e faccio una maglia bassa. Scusate, ho chiuso male. Allora, 1, 2, 3 e 4. Ok, archetto seguente, maglia bassa, 2 catenelle, rientro e faccio una maglia alta. 1, 2, 3 catenelle. Vado qui dentro al centro delle 2 maglie. Quindi entro e faccio 4 maglie alte. 1, 2, 3. 4. Archetto seguente, maglia bassa, 2 catenelle, rientro, maglia alta, 3 catenelle. Quindi lavoro qui all'interno delle 2 maglie, lavoro 4 maglie alte, 1, 2, 3. 4. Archetto seguente, maglia bassa, 2 catenelle, rientro, maglia alta, 3 catenelle e lavoriamo all'interno delle 2 maglie, 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4.
maglia bassa nell'archetto seguente, così, ok? Quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro. Finito il giro, vado a chiudere qui nella maglia bassa. Quindi abbiamo iniziato con 2 catenelle, facciamo una maglia bassissima. Allora, vediamo. 2, 3, 4, maglia bassissima. Adesso con delle maglie bassissime arriviamo proprio qui, all'inizio delle 3 catenelle. Quindi vado, entro in ogni catenella, faccio delle maglie bassissime e vado proprio qui sulla prima catenella. Così faccio 1 2 catenelle, sono la prima maglia bassa, 1 2 3 più 3 catenelle di separazione. Quindi vado e faccio una maglia bassa nella prima maglia delle 5. Quindi faccio, entro maglia bassa, così 1 2 3 maglia bassa, 1 2 3, vado sulla prima e faccio una maglia bassa, 1 2 3, così, ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Facciamo una maglia bassa sulla prima maglia alta. Quindi noi qui abbiamo iniziato con 3 catenelle. Sulla terza catenella facciamo una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, e andiamo nel prossimo gruppo e facciamo una maglia bassa nella terza catenella iniziale. Sono arrivata alla fine del giro. Ho chiuso qui nella maglia bassa con una maglia bassissima. Ora, adesso potete andare avanti da sole. Perché? Perché dobbiamo ripetere adesso questi giri. Adesso che abbiamo fatto le 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa, dobbiamo ripetere questo. Dopodiché dobbiamo ripetere questo giro, quindi dobbiamo fare questi motivi per 3 volte. Poi dobbiamo fare le noccioline, di nuovo i pippiolini, i 3 motivi e questo. Questo qui che abbiamo appena fatto con le maglie alte, ok? Qui da adesso dobbiamo fare il giro con i pippiolini. Vi faccio vedere l'inizio e poi potete andare avanti da sole fino alla lunghezza della gonna che desiderate, ok? Se volete la gonna corta, se la volete lunga, decidete voi, ok? Però dovete ripetere questi motivi. Allora, quindi, come ho già detto, ho chiuso con una maglia bassissima nella maglia bassa iniziale. Adesso con un'altra maglia bassissima entro dentro l'archetto. Faccio 1, 2, rientro maglia bassa, 1, 2, 3 e faccio un pippiolino così. Un pippiolino, faccio una maglia bassissima, vado nell'archetto, faccio una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa qui nelle due costine, maglia bassissima, e adesso una maglia bassa. Allora, ve lo faccio rivedere, mi sono un po' distratta perché ho sentito il mio cane abbaiare. Allora, vado nell'archetto, faccio una maglia bassa, 3 catenelle, vado qui dove ho appena fatto le catenelle, entro dentro le due costine e faccio una maglia bassissima, rientro nell'archetto e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, rientro qui dove ho fatto le catenelle, abbiamo le due costine, quindi entro con l'uncinetto e faccio una maglia bassissima, rientro dentro l'archetto e faccio una maglia bassa, così, ok? Quindi adesso facciamo tutto il giro in questa maniera. Dopodiché
facciamo un giro a punto archetti, quindi facciamo 3 catenelle e una maglia bassa incosta dietro proprio qui, dobbiamo entrare qui e poi ricominciamo a fare i nostri motivi, ok? Quindi se in caso avete qualche problema, tornate indietro con il video e riguardate i passaggi che abbiamo fatto qua, ok? Quindi andiamo avanti fino alla lunghezza che desideriamo e poi ci ritroviamo per fare un bordo qui all'inizio del lavoro quindi facciamo un bordino anche perché io all'inizio a me stava benissimo, solo che si allarga questa lavorazione cede, quindi poi facciamo un bordino per stringere un pochino, ok? A dopo. E qua. Allora io sono arrivata alla mia lunghezza lascio la gonna, diciamo, corta sopra il ginocchio. Quindi in tutto ho fatto 45 centimetri, però qui devo fare ancora un bordino, quindi prenderà ancora qualche centimetro, quindi arriverà a 40, 48, non lo so, vediamo quanto il bordino come lo farò, anche perché qui diciamo che la lavorazione si è allargata, quindi voglio fare un bordino, voglio fare delle maglie alte a maglia a coste, quindi costa davanti e costa dietro. Adesso qua iniziamo a fare un bordino per chiudere. Quindi, poi di questi motivi, dato che sono alla fine, non ho fatto 3 motivi, ma ne ho fatti 4. Ok? E ho fatto anche il giro della maglia bassa sulla prima maglia alta, 2 catenelle, una maglia bassa sulla terza maglia alta. Qui. Fatto le catenelle, gli archetti. Allora, adesso facciamo un'altra lavorazione. Quindi entriamo dentro l'archetto delle 2 catenelle, quindi faccio una maglia bassissima. Lavoro 1, una catenella, rientro, faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle. Faccio un pippiolino così, rientro maglia bassa. Adesso faccio 2 catenelle, vado nell'archetto seguente, maglia bassa, un pippiolino, quindi 3 catenelle. Vado qui dove ho fatto le catenelle, prendo le 2 costine e faccio una maglia bassissima. Rientro maglia bassa, 2 catenelle. Vado nel prossimo archetto, faccio una maglia bassa, 3 catenelle, pippiolino, quindi vado qui nelle 2 costine, entro, prendo il filo e faccio una maglia bassissima, rientro, maglia bassa, 2 catenelle, archetto seguente, maglia bassa, 3 catenelle, pippiolino, scappato. Allora, già il pippiolino, rientro, maglia bassa, 2 catenelle, andiamo nel prossimo archetto, maglia bassa, pippiolino e così via. Ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Allora, finito il giro, con delle maglie bassissime, sono arrivata nel primo archetto, quindi ho chiuso qui con una maglia bassissima e sono arrivata nel primo archetto. Adesso facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle. 2 volte il filo sull'uncinetto. Quindi parto dal basso per contare le catenelle. 1, 2, nella terza catenella entro e lavoro una maglia alta doppia. Faccio ancora 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro,
e faccio una maglia alta doppia. Rientro maglia alta doppia, quindi esco da 2, esco da 2 ed esco da 2. Ancora rientro maglia alta doppia, quindi faccio in tutto 4 maglie alte doppie e le 4 catenelle iniziali sono la prima maglia alta doppia, quindi totale 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte doppie. Adesso faccio 2 catenelle, rientro, quindi nella stessa maglia dove abbiamo fatto le 4 maglie alte doppie e chiudo con una maglia bassissima, così. Adesso 1, 2, 3, 4. Vado nell'archetto seguente e faccio una maglia bassa, così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ripetiamo questo motivo. Quindi due volte filo sull'uncinetto, parto dal basso, conto le catenelle, 1, 2, nella terza lavoro 4 maglie alte doppie. Quindi questa è la prima, 1, 2, 3, 4, 2 catenelle, rientro, chiudo con una maglia bassissima, così. 4 catenelle, 1, 2, 3. 4, archetto seguente, maglia bassa. Ecco. Ve lo faccio rivedere. Allora, facciamo 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Due volte il filo sull'uncinetto. Parto dal basso, conto le catenelle. 1, 2, nella terza lavoro una maglia alta doppia, due volte filo sull'uncinetto, rientro e lavoro ancora 3 maglie alte doppie, 2, 3, 4. Quindi ripeto le 4 catenelle. Abbiamo lasciato 4 catenelle, quindi formano la prima maglia alta doppia. 2 catenelle, rientro nella stessa maglia, faccio una maglia bassissima. Così. 1, 2, 3, 4 catenelle, archetto seguente, maglia bassa. Così vi faccio vedere. Questo è il bordino della gonna, ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Arrivati alla fine potete spezzare il filo. Poi ci ritroviamo per fare qui un bordino. Allora, io ho finito il mio bordino. A me piace tantissimo in questa maniera. Devo ancora nascondere il filo. Quindi la parte sotto della gonna è finita. Adesso qua dobbiamo fare, almeno io devo fare un bordo, un bordino, devo diminuire qualche maglia in modo da stringere un pochino. Allora prendo il filo. Allora, dove qui voglio andare, dove c'è proprio l'inizio, ecco qua, così, ed è qua. Prendo l'uncinetto. Allora, qui devo chiudere bene, entro qua, prendo il filo, faccio un nodo così. Facciamo delle maglie alte in costa davanti e in costa dietro, 1, 2, 3 catenelle.
adesso, man mano che vado avanti, quindi questo è il primo giro, faccio una diminuzione ogni 10 maglie alte, e la diminuzione la faccio saltando una maglia, non lavoro una maglia, ok? Quindi ho fatto 3 catenelle, vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta in costa dietro, quindi in costa dietro perché inserisco l'uncinetto dal dietro del lavoro, quindi inserisco così dietro verso sul davanti, passo sulla costina, torno di nuovo dietro al lavoro, prendo il filo e faccio la maglia alta. Maglia alta in costa davanti. Questa volta passo proprio sotto la costina così ed esco sempre sul dritto del lavoro e faccio una maglia alta. Maglia alta in costa dietro, quindi entro dal retro del lavoro, passo sulla maglia alta, vado dietro, prendo il filo, maglia alta in costa davanti, in questa maniera. Ok? Quindi adesso faccio 10 maglie alte in costa e diminuisco una maglia, cioè la salto. Allora ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 maglie alte in costa. Adesso devo andare nella maglia seguente, quindi questa la salto, vado nella prossima maglia, quindi salto una maglia e vado qui e faccio una maglia alta in costa davanti. E continuo, faccio 10 maglie alte e l'undicesima la salto. Poi, man mano che vado avanti, la provo, fatelo anche voi, se dovete stringere qua, diciamo la cintura, come dire, della gonna, la provate. Quindi, se richiede un altro giro, lo fate. E diminuite invece di che so ogni 10 maglie ho fatto ogni 8. Allora, maglia dietro e davanti. Quindi ok. Allora, adesso io vado avanti e poi quando quando finisco, ovviamente taglio il filo, nascondo tutti i fili, poi lo metto sul manichino, vi faccio vedere il risultato della gonna come sta, diciamo, come sta addosso. Va bene? Ok. Il tutorial è finito. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao, bacio a tutti.